adesso mi faccio una bella cannella. Ma no, sapete che non si fuma, però ha tanti benefici. Adesso vi spiego quali sono. Spiego come mettere la cannella non solo tra le spezie in cucina, ma anche nell'armadietto dei rimedi naturali e come ottenere tutti i suoi benefici, che sono tantissimi e utilissimi. Ma prima vi voglio dire che la cannella compare già da millenni nella nostra storia. Era nota e se ne parlava nella Cina del 2500 a.C., nella Bibbia e in particolare nel libro dell'Esodo, nell'antico Egitto per le imbalsamazioni delle mummie e nella nostra cultura nell'antica Grecia e nell'antica Roma. E veniamo ai benefici. Per cominciare è un potente antibatterico e antimicotico. Agisce soprattutto a livello gastrico e intestinale contro le infezioni, le infiammazioni e la candida. Quindi, sia come cura che come prevenzione della gastrite o della candida intestinale, si può prendere la cannella in forma di capsule vegetali dopo i pasti principali, pranzo e cena. Poi riduce i dolori. Per i dolori del ciclo si può fare al bisogno una tisana di foglie di achillea e aggiungere un cucchiaino raso di polvere di cannella insieme a un cucchiaino di miele. Per i dolori cronici si può assumere una tisana di radice di artiglio del diavolo con mezzo cucchiaino di polvere di cannella per 2 settimane, tutti i giorni. La cannella favorisce la memoria e credo che con i milioni di impegni che abbiamo tutti possa essere molto utile. Un modo originale e apprezzato è quello di mettere l'olio essenziale di cannella nel diffusore di essenze vicino alla nostra postazione di lavoro. Può favorire la concentrazione e migliorare anche l'umore con il suo profumo aromatico. La cannella ha una buona capacità di abbassare i livelli di zucchero nel sangue, quindi è utile per chi ha la tendenza al diabete e nelle diete dimagranti per evitare i picchi e i cali di glucosio. In queste situazioni si può assumere in forma di compresse prima dei pasti principali. Attenzione solo a non eccedere con la quantità di cannella ed evitatela se siete in gravidanza perché può favorire le contrazioni prima del tempo. Oltre a tutto questo, la cannella ha un importante potere antiossidante, energizzante e afrodisiaco, per cui per una serata speciale non dimenticatevi di inserire la cannella come ingrediente nei vostri menù e nei vostri dessert, e poi mi saprete dire. Se amate anche voi le spezie come me, pensate che la natura offra i rimedi migliori e che sia possibile assumere meno medicine e più naturopatia, condividete con i vostri amici e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per ricevere tanti consigli di salute naturale comodamente a casa vostra. Ciao!